Comincia quasi sempre tutto da qui, da questi campi di calcio, da queste erbette, da queste righe bianche, dai palloni che arrivano, dai coni da evitare, dai duri allenamenti, dalla pioggia, dalla neve, dal sole. È tutto un mondo dietro un meraviglioso sport, una meravigliosa passione che è quella per il calcio. Qui si coltivano i sogni dei futuri campioni, ma qui si coltivano anche i sogni di chi campione non diventerà, ma resterà sempre un innamorato di questo meraviglioso sport del calcio. Benvenuti ad una nuova puntata di Legends. L'obiettivo di ogni giocatore è diventare grande. Il ricordo più importante è l'esordio in Acoli in Napoli. L'obiettivo di ogni giocatore è diventare grande. Diventare leggenda solo per pochi. La storia di un ragazzo come tanti, di un bambino che gioca in campetti come questi, che sogna un giorno di poter arrivare lì, a giocare in Serie A e magari a giocarsi qualcosa di importante. Oggi a Legends l'ospite è davvero d'eccezione. Fabio Galante, ex difensore dell'Inter, ma una carriera spesa in giro per l'Italia con la maglia del Torino, con la maglia del Livorno, con la maglia dell'Empoli, lì dove tutto è iniziato, dove quel bambino, quel ragazzo sognava davvero di giocare con i campioni. E ci è riuscito perché ha giocato probabilmente col più forte di tutti, con Ronaldo, quello vero, con la maglia dell'Inter. Ha inseguito anche il sogno di vincere uno scudetto con quella meravigliosa squadra, però si è fermato a quello scontro che ricorderete tra Ronaldo e Giuliano. Ma questa è un'altra storia che tra poco vi racconteremo. Intanto chiediamo al nostro ospite chi è oggi Fabio Galante. Se devo raccontare chi è Fabio Galante, insomma, bisogna partire da molto lontano. Molto lontano vuol dire quando all'età di 5-6 anni è arrivata la passione per il calcio, grazie soprattutto a mio babbo, alla mia famiglia che insomma mi ha trasmesso tutto questo. Mio babbo è stato un calciatore, non sicuramente a miei livelli, un po' meno. E dopo, iniziando a giocare a calcio, sono riuscito a fare, insomma, a fare tutto quello che ho fatto. Non è stato facile, ho avuto tante situazioni che ho dovuto mettere tutto il mio carattere per riuscire a superare questi ostacoli, però alla fine insomma ci sono riuscito. Il mio sogno da bambino era arrivare a giocare in Serie A, era arrivare sulle figurine panini, come si dice. Chiaramente un giocatore adesso ambisce ad avere queste magliette qua, no? Prima si ambiva ad andare sulle figurine panini. E è stata lunga, è stata bella, perché ho giocato 20 anni nei professionisti, ho girato 5 squadre, l'Empoli, il Genoa, l'Inter, Torino e Livorno, e ho affrontato tantissimi campioni, sia insieme, sia da compagni che da avversari, in un calcio un po' romantico, come si dice, dove i migliori venivano in Italia, i migliori calciatori venivano in Italia. Ogni domenica per me, che ho fatto il difensore, era sempre dura, perché se penso che dovevo marcare Trezeguet, Batistuta, Crespo, Del Piero, Totti, tantissimi calciatori, Birov, c'era Ronaldinho, Mancini, Vialli, cioè veramente potrei stare qui fino a domani mattina a raccontare tutti questi che ogni domenica dovevo affrontare. Chiaramente il più forte di tutti, non l'ho rammentato, che è stato mio compagno di squadra nell'Inter e poi anche da avversario quando è andato al Milan, che è Ronaldo il fenomeno, un giocatore sopra tutti veramente, per qualità, classe, forza, tecnica. Sogni che nascono in campetti come questi, dicevamo, sogni che però si possono anche infrangere in campi più importanti, come è accaduto all'Inter, nella quale Galante giocava, della quale Galante era un perno importante. Tutto si è fermato in quello scontro ormai epico
tra Ronaldo e Juliano. In area di rigore, uno scontro, l'arbitro che non concede il penalty, tutta l'Inter infuriata, e lì si spengono i sogni scudetto dei nerazzurri, anche quelli di Galante. Ma non ci sono soltanto rimpianti nella carriera di questo straordinario calciatore, un bravo ragazzo, un ragazzo apprezzato da tutti gli spogliatoi, che ha vissuto anche da tutti gli allenatori. Perché? Perché c'è la gioia di una meravigliosa Coppa UEFA. Però quelli erano anni difficili, come ricordava qualcuno, lo stesso Ronaldo, erano gli anni della guerra fredda tra l'Inter e la Juventus. Un calcio diverso, un calcio meraviglioso. In tutta questa carriera ho avuto grandi soddisfazioni, ho vinto due Europei Under 21 con la nazionale, con Cesare Maldini, l'Europeo del 94 in Francia e del 96 in Spagna. Dopo sono riuscito a vincere una Coppa UEFA, ora si chiama Europa League, con l'Inter nel 98 in Francia contro la Lazio, e diciamo, il successo di quella squadra lì era veramente composta, l'Inter, di veramente grandi campioni: Pagliuca, Bergomi, Zamorano, Winter, Paolo Sosa, c'era veramente tanti. Io ho fatto 3 anni all'Inter, veramente campioni con la C maiuscola in campo e fuori. E potevamo vincere sicuramente, forse qualcosina di più, se forse c'era il VAR, qualcosa ci davano in più rispetto ad altre squadre. Sicuramente tutti si ricordano l'episodio del famoso rigore di Juliano con Ronaldo, ma quella era stata proprio la ciliegina di tanti episodi che in quell'anno lì, negli anni prima, sicuramente non erano così tanto trasparenti. Però al di là che non ho vinto il campionato, ho ricordo veramente di aver giocato con grandi campioni. Non è solo Inter la carriera di Fabio Galante. Dicevamo, è partito da Empoli giovanissimo, e poi il Torino, e poi la maglia del Livorno, dove è diventato un'icona, un capitano da amare e da rispettare. 20 anni di carriera, beh, non li giochi se non sei davvero bravo, se non ne hai le capacità. 20 anni di carriera e tanti bei ricordi, tanti apprezzamenti, tanti allenatori che ancora lo stimano. Nella mia ventennale carriera, perché ho iniziato nel 1990 tra i professionisti, che era l'Empoli, e l'ho chiusa nel 2010, che era Livorno, io penso che ho lasciato un buon ricordo in tutte le città dove ho giocato. Io credo che se noi andiamo ad Empoli o a Genova o qui a Milano o a Torino o a Livorno, se chiediamo a qualche tifoso, io penso che parli bene di me, perché oltre a conoscermi sul piano calcistico, mi hanno anche conosciuto come persona, e penso, insomma, e spero che parlino bene. Io sicuramente ho dato tutto quello che potevo dare giocando, perché fin da piccolo ho sempre messo impegno, passione, voglia, sacrificio, che penso siano le cose più importanti da mettere quando uno vuol fare una cosa, al di là che sia il calciatore o un altro sport. Io penso, senza queste qualità non si va da nessuna parte, quindi l'ho messe sempre, e forse il tifoso mi ha apprezzato per questo, perché veramente ogni volta, come dicevano a Livorno, insomma, uscivo con la maglietta sudata e davo sempre tutto. Quindi non ho rimpianti, ho fatto una carriera bellissima. Come ho detto prima, mi sono tolto grandi soddisfazioni. Ho vinto anche un anglo italiano che è il Genoa, che a quel tempo erano le squadre di retrocesse che si andavano a sfidare con le squadre inglesi. Tra l'altro, con la finale a Wembley vincemmo 5-1, 5-2 con una squadra inglese, appunto, e ho fatto anche gol. Fece gol anche 3 gol Ruotolo, infatti poi Wembley è stato demolito, perché dopo 3 gol che segna Ruotolo a Wembley è giusto che venga demolito.
In una lunga carriera è chiaro ed evidente che ci sono trofei, medaglie da vincere, ma ci sono anche dei secondi posti, ci sono delle sconfitte, c'è anche una caduta e c'è ovviamente una lenta e difficile ripresa. Quella della carriera di ogni calciatore è una carriera tortuosa, spesso e volentieri minata da eventi incontrollati e incontrollabili. Però Fabio Galante, ed è questo che ci piace, non ha nessun rimpianto. Il calcio mi ha dato tante emozioni, sicuramente quella più bella è aver dato soddisfazione ai miei genitori, e anche a mio fratello, perché poi alla fine loro mi hanno seguito fin da piccolo in tutte le trasferte. Mio babbo addirittura penso che ha rotto una macchina per portarmi agli allenamenti, portarmi a prendere l'autobus per andare a fare gli allenamenti ad Empoli. Io abito in un paesino, Monsulmano Terme, vicino Montegattini, che comunque arrivare ad Empoli c'è 30 km, quindi mio babbo tutti i giorni mi portava a prendere l'autobus e mi ritornava a prendere. Addirittura la mattina mi portava a scuola, quindi mio babbo ha sacrificato tanto del suo tempo per me. E quindi io credo che l'emozione più grande è l'aver dato soddisfazione ai miei genitori. La storia di Fabio Galante è la storia di tanti calciatori, di tante leggende che cerchiamo di raccontarvi nel corso del nostro cammino, del nostro percorso. La carriera di atleti, di sportivi che inseguono un sogno, come dicevamo all'inizio, e che vivono di emozioni, quell'emozione, quella passione che a noi spinge ad essere qui a raccontarvi queste storie, e a loro, a fare anche dei sacrifici per rincorrere i loro sogni. Poi c'è chi riesce ovviamente ad ottenere il massimo, ad arrivare in Serie A, a vincere mondiali, Champions League, scudetti, c'è chi invece non riesce ovviamente ad ottenere queste vittorie e questi successi, ma tutti, e ne siamo certi, sono spinti, sono mossi da un'autentica e forse folle passione, quella ovviamente per il calcio. Vi ho raccontato un po' chi è Fabio Galante e penso, insomma, chi ascolterà, chi vedrà questa intervista, specialmente i bambini, insomma, diano veramente sempre tutto a livello di impegno e di passione, perché poi alla fine il calcio è uno sport, ma può diventare anche un lavoro. Quindi io consiglio ai ragazzi che iniziano in questo momento a giocare a calcio o che hanno questa passione di dare veramente tutto, perché poi ci si può togliere grandi soddisfazioni, oltre ad andare sulle figurine Panini, come ho detto prima, ad avere queste belle maglie che i miei amici mi hanno fatto. L'obiettivo di ogni giocatore è diventare grande. Il ricordo più importante è l'esordio in A con il Napoli. L'obiettivo di ogni giocatore è diventare grande. Ma diventare leggenda solo per pochi.